Salve a tutti e ben ritrovati, amici e ascoltatori di Radio Speranza. Siamo tornati qui con voi per un nuovo appuntamento organizzato dall'ufficio della Pastorale Familiare Diocesana della Diocesi di Pescara. Il nuovo appuntamento per la nostra trasmissione L'alfabeto della famiglia. Annalisa, allora, che cosa ci dici oggi in questo nuova puntata del nostro alfabeto della famiglia? Dico che sono molto contenta perché l'incontro di oggi è particolarmente interessante, sta a cuore un po' a tutti noi e probabilmente, anzi sicuramente anche ai nostri ascoltatori, quindi buon incontro a tutti e cominciamo. Sì, cominciamo infatti oggi un argomento particolare, un argomento intenso mi viene da dire, quindi un saluto caro anche da parte mia, Don Pierluigi, e ben ritrovati qui con questo nostro momento, speriamo che sia magico. Bene, allora, l'alfabeto della famiglia, come sapete, in ogni puntata propone una lettera e quindi una parola che inizia con quella lettera. Oggi siamo arrivati alla lettera L e la parola che abbiamo scelto è lavoro. Si tratta evidentemente di una tematica molto importante e che è anche parecchio scottante, come dire, che riguarda tutti quanti noi e che ci coinvolge totalmente e quotidianamente. Se posso fare un mio primo intervento su questo tema, cercherò di, come dire, portare un po' quella che è la mia esperienza, perché effettivamente nell'arco della vita di una persona, comunque nell'arco della mia vita, la relazione con il lavoro è sempre stata molto importante. Finiti gli studi è chiaro che si cerca lavoro ed io ricordo con apprensione quel periodo in cui si aspettava di trovare un lavoro per poter raggiungere una certa indipendenza e per poter in qualche modo poi dare vita ad una prospettiva futura di progettazione, sia a livello personale ma soprattutto a livello di familiare. E infatti ricordo con piacere quando poi ho trovato lavoro, ho cominciato a lavorare, questo ha segnato l'inizio di un percorso appunto di progettazione che allora in qualche modo ho condiviso sicuramente con Annalisa e che ci ha portato nel giro di qualche anno poi a mettere su famiglia, cioè nel senso a sposarci e ad avviare la nostra vita coniugale. Però il lavoro in questo senso è stato anche, per così dire, anche tiranno, no? Perché c'è stato poi un periodo in cui in qualche modo il lavoro mi ha preso, in maniera più intensa, per cui in qualche modo ho tralasciato gli aspetti importanti della vita familiare, della vita coniugale, a vantaggio di un impegno lavorativo a volte anche eccessivo e comunque oltre gli orari canonici che mi venivano richiesti. E questa cosa, se allora mi sembrava scontata e ovvia, col senno di poi penso che possa essere stato un eccesso, un errore di gioventù, però comunque un errore. Col tempo ho imparato a convivere con il lavoro e a cercare di far convivere il lavoro con le esigenze familiari e con gli altri contesti che la famiglia richiede. Non è una cosa semplice, non è una cosa facile, perché comunque il lavoro è sicuramente un impegno, ma è anche la fonte del nostro sostentamento e di conseguenza è importante tenerlo in considerazione e curarlo con attenzione. Mi viene in mente qui, parafrasando una famosa frase di Calamandrei a proposito della libertà, ma questo magari è un argomento che poi affronteremo con il nostro testimone fra qualche minuto, con il nostro ospite fra qualche minuto: il lavoro è come l'aria, ti accorgi di quanto sia importante soprattutto quando comincia a mancarti, ecco. Quindi in questo senso ritengo quindi importante che il lavoro ci sia, perché
anche, e chiudo, la dignità della persona, il contesto in cui si vive, il contesto sociale, il contesto familiare, vengono affrontati in maniera completa e integrale in ragione anche della professione che si svolge e dell'importanza che si dà a questa attività. Grazie Mario per la tua condivisione molto, molto intensa e personale. Ci hai parlato del lavoro come una sorta di corrosivo per alcune circostanze della vita e per un periodo della tua vita, e io provo a dare un'altra lettura della tematica del lavoro e il lavoro per una donna. Ecco, riporto anche qui la mia esperienza. Io ho iniziato a lavorare dopo 9 anni che eravamo sposati e dopo 5 figli. E alla fine sono contenta di come siano andate le cose. Ero una donna di casa, molto soddisfatta di me, anche perché avevo tanto da fare con i bambini piccoli, e poi dopo è arrivato il lavoro da insegnante, che mi piace moltissimo, quando quasi non me lo aspettavo più. E, però adesso penso che sia cosa buona poter dare questa testimonianza anche di donna che lavora anche ai nostri figli, donna che prova a coniugare tutte le vicende familiari e lavorative, anche quando poi questi impegni lavorativi si fanno più importanti e diventano di maggiore responsabilità. Diciamo che vivo un'esperienza positiva, non è sempre così, ma intanto per me l'esperienza è sicuramente gratificante e gradevole. E beh, allora il lavoro, da quello che dite voi due, cari Mario e Annalisa, è importante, è bello, è fondamentale che ci sia. Si parlava della dignità, no? Mario sottolineava anche questo aspetto, la dignità del lavoro, il lavoro come un qualcosa che ci dà dignità e ci dà sostentamento, perché insomma bisogna anche dire la verità, perché si lavora per mangiare, insomma, no? E quindi è importante. Io avevo un mio capo scout che diceva che il lavoro era una cosa talmente brutta che ti pagavano per farla, però era pure necessario, insomma. E quindi ecco, e scherzi a parte, avete sottolineato gli aspetti fondamentali del lavoro, no? La parte necessaria, quella importante della dignità e del sostentamento, dicevo, ma anche l'aspetto che quando manca l'equilibrio diventa un corrosivo, e questo è importante per una donna, no? Tu parlavi del lavoro di una donna, cara Annalisa, quanto può essere difficile per una donna mettere veramente in equilibrio il suo lavoro con la sua famiglia, con la presenza familiare. Ma questo ovviamente vale anche per l'uomo, non è che per l'uomo sia meno fondamentale, no? E quindi ecco, è bello vedere come effettivamente anche Gesù, quando parla del lavoro, dice una cosa importante, perché dice che il lavoro, che l'operaio ha diritto alla sua mercede. E qualcuno gli piace metterci la S finale, veramente, ma non è quello che ci interessa, ma è la mercede, cioè l'operaio ha diritto alla sua paga, proprio perché è il lavoro è la fonte della dignità e del sostentamento. E lo stesso Gesù sicuramente avrà lavorato. Non dimentichiamoci che i Vangeli ci presentano il papà di Gesù come un falegname che avrà avuto sicuramente la sua bottega, e come tutti i bambini avrà avuto la sua bella curiosità di capire che cosa faceva il papà, come lo faceva, di capire quali erano gli attrezzi che usava il papà, come li usava. E allora è importante ed è bello vedere come Gesù avrà sicuramente vissuto la prima fase della sua vita, prima della vita pubblica, quindi prima dei 30 anni, dando sicuramente una mano al padre, quindi facendosi lui stesso lavoratore.
no? nella bottega del padre. Ecco, e allora tutto questo mi fa capire e mi porta a dire che la dignità dal lavoro, che il lavoro dà dignità, scusate, ma anche che il lavoro è un qualcosa che si può fare e che si può vivere anche come segno di una vita cristiana. Perché? Perché è importante ricordarsi che il cristiano deve essere sempre comunque una persona positiva, una persona capace di portare il Vangelo, e questo lo deve fare, non dimentichiamocelo mai, anche sul posto di lavoro. Quanto è importante essere sul posto di lavoro persone capaci di parlare di Dio, parlare del Vangelo. Attenzione, non con le parole, ma con il modo con il quale si affrontano le cose. Il posto del lavoro, spesso a me mi capita come sacerdote di ascoltare persone che sul posto di lavoro perdono la pazienza, e perdendo la pazienza perdono un pochino il controllo di sé e delle loro parole, di quello che esce dalla bocca, no? E allora quanto è necessario comprendere che anche sul posto del lavoro il tuo saper affrontare le cose, il tuo saper affrontare le situazioni, il tuo saper affrontare anche quello che sul lavoro può non andar bene, va fatto con uno spirito cristiano, uno spirito capace di accoglienza, capace di perdono, capace di testimonianza. E so benissimo che a parole è facile, ma poi quando ci stai diventa un po' più complicato, no? E allora ci dobbiamo veramente affidare al Signore, perché su questo dobbiamo e possiamo lavorare. Ma mi piacerebbe allora adesso che ci prendiamo la nostra bella pausa musicale, che dici? Sì, sì, certo. Per questa puntata abbiamo scelto una canzone di Ligabue intitolata Non ho che te, che ci fa riflettere proprio sulla tematica del lavoro e del lavoro quando c'è e anche quando non c'è. Fermo è solamente una questione temporale, a un certo punto arriva, punto e basta. A un certo punto han chiuso l'ingresso principale e hanno detto avete perso il posto. È vero, il mio lavoro è sempre stato infame, ma l'ho chiamato sempre il mio lavoro. E ci ha spostato sempre un po' più avanti la pensione, ma quello adesso è l'ultimo pensiero. Non ho che te, non ho che te, se ti offro così poco. Non ho che te, non ho che te, volevo darti tutto ciò che avrei dovuto, volevo darti tutto ciò che avrei voluto. E allora in questa canzone Ligabue ha saputo veramente inserire l'aspetto della precarietà del lavoro, la perdita magari anche del lavoro, ma anche la capacità di relazione, una capacità di relazione con chi ti sta accanto, che in un momento di lavoro precario o di perdita di lavoro diventa veramente l'unica cosa che si ha, che si possiede, e quindi anche la bellezza di chi ti sta accanto in un momento in cui magari si può vivere una difficoltà lavorativa. E allora di questo ne vogliamo anche parlare, perché no, con il nostro ospite. E accogliamo in questo appuntamento dell'alfabeto della famiglia un nostro caro amico e collaboratore, Mario Cappelluti, che è qui con noi. Mario, insieme ad Alfonsina, sua moglie, coordina l'equipe della pastorale prematrimoniale, di cui è referente nell'ambito appunto della pastorale familiare. È qui con noi per portarci la sua testimonianza nell'ambito del lavoro, quindi la tematica di oggi. Ciao Mario e ben arrivato fra noi. Grazie per avermi chiamato. Allora, perché ti abbiamo chiamato? Al di là del fatto che tu sei un amico, un
un grande sostenitore e collaboratore della pastorale familiare, ma oggi ti abbiamo chiamato perché il tema della nostra puntata è il lavoro e noi sappiamo che qualche tempo fa, poco meno di un paio di anni fa, tu hai perso il lavoro e quindi chiaramente hai vissuto questo trauma legato alla situazione che si è creata. In questo senso volevamo sapere da te se come tu hai vissuto personalmente questo evento e soprattutto come questa cosa poi nel contesto familiare ha avuto delle conseguenze, dei risvolti e delle ulteriori situazioni. Allora sì, 2 anni fa ormai è accaduta questa cosa che chiaramente in un contesto familiare rompe degli equilibri fatti di tanti sacrifici, di gestione della famiglia, dell'economia familiare con 3 figlie, diciamo così, a carico. E ovviamente tutto questo è arrivato in maniera quasi improvvisa, non prevedibile comunque così in questa maniera, e ha portato la difficoltà di dover affrontare poi un periodo che è stato anche abbastanza lungo nel doversi innanzitutto corciare le maniche e diciamo così anche reinventare, sia da un punto di vista lavorativo ma sia da un punto di vista di gestione familiare. Ovviamente questo ha creato anche delle difficoltà a livello di gestione dei rapporti familiari, perché comunque quando si perde un lavoro e soprattutto quando è il capofamiglia in questo senso, questa cosa incide ancora di più. Quindi da una parte diventi il punto di riferimento nella famiglia, perché sei quello che sta a casa e quindi quello che in qualche maniera lavora nell'economia domestica. Dall'altra parte manca un punto di riferimento di un padre, di un marito che lavora e che quindi, oltre a riportare quello che è lo stipendio per i beni familiari, ma è anche la difficoltà di vedere un papà che è a casa, un marito che è a casa mentre la moglie lavora, i figli vanno a scuola, e quindi di perdere proprio questo punto di riferimento. Questa è stata forse una delle difficoltà più grandi, oltre a quella economica, di dover gestire all'interno della famiglia questa situazione. Quindi le figlie che ti chiedono magari perché, quando papà torna a lavorare, e quindi tutto un rapporto familiare che va ricostruito. Ci ha aiutato in tutto questo, ho potuto sperimentare, ma questo lo dico veramente perché l'ho vissuto, una sorta, intanto una rete bellissima che si è creata intorno a noi, di persone e di amici che si sono messi a disposizione anche semplicemente nello stare, non per forza facendo qualcos'altro. C'è chi poi si è impegnato economicamente, chi si è impegnato perché voleva trovare comunque la possibilità di un altro lavoro per me, ma la rete è bellissima di un affetto, quindi sentirsi famiglia all'interno di una grande famiglia, che era quella fatta proprio lì della rete intorno a noi. Quindi, e ho potuto sperimentare questa provvidenza da un punto di vista quindi non solo economico, di beni, necessità, ma proprio da un punto di vista di sostegno, ed è stato davvero importante in quel periodo. Bene Mario, grazie per questa tua testimonianza. Ecco, tu hai già accennato qualcosa di bello che comunque è stato, come dire, conseguenza di questo evento legato appunto alla perdita del lavoro, ma sempre in ambito familiare, diciamo così, nel contesto familiare, se tu dovessi dire qual è stato un aspetto positivo che è scaturito da questa condizione, diciamo così, di precarietà lavorativa, sapresti dirci qualcosa? Oppure guarda, se dovessi pensare a un aspetto positivo è il rimettere in gioco sul piatto tutto, quindi uscire fuori dalla routine e dalla quotidianità, rimettere tutto su un piatto, riguardare tutto e capire che ci sono tante cose che si possono lasciare andare e si possono invece valorizzare tante altre. Quando sei in una difficoltà di questo tipo, che è economica, che è sociale, che è familiare, la cosa importante è proprio quella di rimettere in gioco tutto e ridare la giusta importanza ad alcune cose, e quindi già vedere che i rapporti intorno cambiano, perché le persone che davvero sono con te
ci sono veramente, nella gioia, nel dolore, nella difficoltà, come nella bellezza delle cose, che a tante cose si può fare a meno perché si può dare importanza a delle cose e veramente tornare all'essenza. Questo ci ha aiutato anche a ridisegnare poi il nostro stile di vita e il nostro modo di vivere quando questa situazione, per fortuna, dopo tanta fatica e tanto tempo, si è venuta insomma a colmare. Sono tornato a lavorare con tutte le difficoltà del caso passate prima, ma proprio ridisegnare i valori e quello che è importante nella scala dei valori della propria vita. Questo sicuramente è un aspetto, perché poi, presi dalla routine, della quotidianità, molte volte si viaggia proprio testa bassa e verso un obiettivo, ma senza averlo chiaro fino alla fine, perché devo portare il risultato a casa. Invece questo ci ha aiutato tanto a rivedere questa situazione. D'accordo, Mario, grazie per questa tua testimonianza, per queste parole, diciamo così, di fede in qualche modo, che tu ci hai voluto, che hai voluto condividere con noi, e in bocca al lupo per tutto il resto. Poi comunque avremo modo di risentirci anche nelle prossime appuntamenti che avremo qui con l'alfabeto della famiglia, magari la prossima grazie volta insieme con Alfonsina, va bene? Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Ciao Mario. Ciao a tutti. E arriviamo così ai saluti anche questa volta, anche questa puntata ce la siamo goduta, ce la siamo vissuta. E quindi vi saluto calorosamente, dandovi appuntamento alla prossima puntata con l'alfabeto della famiglia, che potremo ascoltare quando? Lo ascolteremo il giovedì alle ore 9:03 e poi il venerdì alle 16:03 e il sabato alle 19:30. Vi aspettiamo per la prossima puntata con la lettera M. Bene, anch'io vi saluto, come al solito vi saluto con una frase conclusiva, e vi chiedo di riflettere su questo e vi dico che è molto importante lavorare per vivere, però dobbiamo fare attenzione a non rischiare di trovarci nella condizione di vivere solo per il lavoro.